Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.13 qui a Radio Prato. Buon pomeriggio da Simone Spezzano. Oggi siamo in compagnia di un grande ospite perché abbiamo qui Paolo Cochi, che è un reporter, documentarista, autore, regista, ma lo spieghiamo bene perché diciamo che è il più grande, uno dei più grandi esperti in Italia, lo possiamo dire tranquillamente, del caso il mostro di Diciamo Firenze. che ho studiato un pochino il caso, insomma. E allora noi lo salutiamo, grazie Paolo di essere qui. Grazie a voi. Presenteremo anche il suo ultimo lavoro, ma intanto voglio farti subito una domanda. Come mai un professionista si è così documentato, ha studiato e si è occupato del caso il mostro di Firenze? Dunque, io mi occupo di cosiddetti cold case, cioè i casi freddi da un po' di tempo. Ho trattato il delitto di Via Poma, il delitto Pasolini. Il caso del mostro di Firenze lo seguo da quasi, Vent'anni. anche di più, Anche di più. anche di più. E quindi ci ho fatto più lavori, e in particolar modo questo è l'ultimo, che si chiama La Zona Oscura, è andato già in onda in TV, e ora è uscito in DVD ed è un viaggio nei luoghi del mostro di Firenze. Ora ne parleremo sicuramente di Zona Oscura, ma parleremo anche del libro che hai scritto dal titolo Al di là di ogni ragionevole dubbio. Un'altra domanda proprio per far capire che cos'è proprio questo caso. Come spieghiamo alle persone anche che ci stanno ascoltando che non sanno proprio, cioè meglio, hanno sentito parlare del mostro di Firenze perché spesso quando senti parlare del mostro di Firenze colleghi subito a quelli che sono i compagni di merende, quindi a Pacciani, Lotti. Grosso errore. Esatto. Invece, come spieghiamo anche in maniera breve alle persone che ci stanno ascoltando, che cos'è proprio il caso il mostro di Firenze? Il caso del mostro di Firenze è uno dei più complessi al mondo, se non il più complesso, perché nasce appunto 50 anni fa, nell'agosto 68, ed ha giuridicamente portato ad alcune condanne molto discutibili e molto controverse, mentre alcuni altri delitti sono rimasti cold case, quindi irrisolti. E io non ho mai creduto alle sentenze che volevano i compagni merende, come non ci ha creduto il PG Daniele Propato, che era la pubblica accusa, cioè colui che normalmente sostiene l'accusa, che chiese l'assoluzione di Vanni. Pacciani è morto in sospeso, in attesa di Esatto. giudizio. Quindi è stata fatta negli anni, specialmente negli anni 90, inizio anni 2000, un'opera di informazione, anche colpa anche nostra, dei media, non propriamente corretta. Si è cavalcato un po' il sensazionalismo, quindi sette esoteriche, mandanti, cose che nella letteratura criminale non esistono, non ritroviamo. Quindi dovrebbe essere il primo caso al mondo che comprende mandanti, esecutori, sette esoteriche. Ed è per questo, secondo te, Paolo, che questo caso ha riscosso anche molto successo verso appunto autori, registi, comunque diciamo un caso di cronaca nera che è arrivato alla ribalta anche del cinema, delle serie televisive e di molti autori, perché sono tanti libri appunto sul caso del mostro di Firenze. Sì, fondamentalmente per questo, ma anche per il luogo, cioè le località fiorentine, limitrofe a Firenze, anche a Prato, ricordiamo, nell'81 c'è stato Nella un zona di episodio nel Travalle. Calenzano, sì. E anche per il tipo di delitti, quindi abbiamo gli omicidi di coppie, non esclusivamente omicidi di coppie. Non lo ritroviamo nella letteratura criminale e criminologica mondiale. Questo è un elemento fortemente suggestivo, questo connubio amore e morte ha, diciamo, purtroppo ispirato tanti libri, tanti documentari, tanti sceneggiati, più che altro romanzi, che secondo me se ne poteva fare a meno. Io ho fatto un libro inchiesta, quindi con una traccia documentale giornalistica, il romanzo è sempre qualcosa un po' lontano da me, ecco. E arriviamo invece all'ultimo lavoro che appunto vediamo anche in DVD, che si intitola Zona Oscura. Quindi è un vero e proprio documentario, quindi, che ci porta a conoscere i luoghi dove il mostro di Firenze
agito. Troviamo delle cose comuni in questi luoghi? C'è un qualcosa che accomuna tutti gli 8 luoghi dove ha agito il mostro di Firenze? Dunque, sono innanzitutto 8 puntate, quindi doppio DVD, 4 ore e mezza di documentario, di reportage. Sì, va appunto a far vedere i luoghi degli omicidi. Proprio in prima persona, quindi sei stato proprio nei luoghi. Sì, e racconta proprio le dinamiche, le vie di fuga, quindi l'azione omicidiaria come è avvenuta e il contesto sociale, storico e geografico. Un elemento che accomuna tutti quanti questi 8 duplici omicidi, secondo me, è l'elemento geografico, ossia, mi spiego meglio, l'omicida sicuramente aveva una grande conoscenza dei luoghi. Dei luoghi. E questo si evince in maniera molto evidente appunto nel documentario, perché una cosa è vederli in fotografia o sentire leggere un libro, è una cosa vederli in video e vedere proprio tutto quanto lo scenario che li avvolge. E oltre a proprio alla posizione geografica, le accomuna forse anche luoghi bui, nascosti, luoghi sì, dove appartati. Diciamo, appartati, tranne quello di Baccagliano nell'82, che avvenne, sappiamo bene, in una strada, a bordo strada di grande traffico. E lì, infatti, l'omicida, il mostro, rischia di essere preso proprio per pochi secondi dopo. Pochi secondi passarono dai testimoni e quindi ci è mancato poco. Intanto diciamo che siamo anche in diretta su Radio Prato Web, sui social, già tanti ci stanno scrivendo, ma se volete fare domande a Paolo Cochi, che abbiamo l'onore di ospitare, potete proprio usare lo strumento Facebook. Parlavamo degli 8 omicidi, cosa ci dici invece di quello che forse riguarda un po' vicino Prato, che è quello dell'81, il 22 certo. ottobre, che il mostro agitò a Travalle, quindi nella zona tra Calenzano e Prato, per intendersi. Sì, tra l'altro la Susanna Gambi era appunto di Prato, lavorava a Prato, una TV locale. Quello è stato terribile, perché lì abbiamo avuto, ricordo che era il secondo omicidio nel quale ci fu l'escissione del pubere, della ragazza. Quello è un delitto insoluto, per esempio, che non ha assolutamente colpevoli, neanche colpevoli discussi, no? come Vanni e Pacciani. Quindi è un cold case, è assolutamente risolto. Quello era un delitto fuori stagione, perché avvenne a ottobre, non avvenne in estate. Invece gli altri, vedo che sono tutti da luglio, da giugno fino a settembre-ottobre. Ecco, questa è una costante, anche la domanda che mi facevi prima, è una costante molto significativa nei delitti del mostro di Firenze. Colpiva in estate. Perché colpiva in estate? Ci sono delle ipotesi, delle... Ma c'è chi dice perché non abitava qui e quindi veniva l'estate qui, o altri tipi di ipotesi. Se ne possono formulare tantissime. Certo, comunque è comunque un fatto strano. I luoghi erano appartati, quindi erano non Firenze, non parliamo di Firenze città, per chi non conosce la storia, ma parliamo dei dintorni. Infatti. E continuiamo proprio a parlare delle opere di Paolo Cochi, non soltanto Zona Oscura, ma anche Al di là di ogni ragionevole dubbio, che è un libro inchiesta, che la cosa bella che leggevo anche le recensioni su internet di questo libro, è che è un libro che parla proprio di questa storia, ma la parla proprio con i dati, con le proprio c'è uno studio dietro. Com'è nato l'idea di scrivere proprio un libro sul mostro di Firenze? Diciamo che è nata, me l'hanno chiesto dopo aver fatto il primo documentario su Sky, che era I delitti del mostro di Firenze. Ci siamo basati assolutamente sui dati processuali, sui dati di indagine, sui documenti e sugli atti, foto e comprese, quelle che naturalmente sono state fatte periziare e dimostrano che, per esempio, il delitto di Scopeti non è avvenuto la domenica, ma è avvenuto il sabato o il venerdì, e
questo andrebbe poi a smontare il testimone, l'unico testimone che porta poi alla condanna del Vanni. E mi sono basato appunto su assolutamente questa raccolta documentale fatta in vent'anni attraverso i documenti, e quindi sono tutte cose riscontrate e riscontrabili. Ormai sono 50 anni, abbiamo detto, arriverà a una conclusione questo? No, secondo me non arriverà mai, quindi non siamo troppo oltre. Io credo che ormai si è perso, a meno che avvenga un colpo di fortuna incredibile, ma questo caso è destinato, è attualmente aperto, ma è destinato a rimanere purtroppo un cold case, uno dei più famosi cold case italiani e anche mondiali, anche se la tendenza di molti media è quella di volerlo inquadrare come un caso parzialmente risolto. Secondo me e secondo i dati documentali non è assolutamente un caso risolto. Anche perché ogni tanto si sente sempre risbucare dalle televisioni o comunque dai media il caso del mostro di Firenze. C'è una domanda dai nostri ascoltatori, da Federico, che ci dice: caro Paolo, ho letto il tuo libro, cosa ne pensi di Zodiac? Zodiac era, diciamolo per chi non sa appunto di cosa stiamo parlando, è un serial killer statunitense che ha agito nella sua zona, nell'America, diciamo, ha fatto diversi omicidi, che uscì un po' di tempo fa dicendo: sono stato io. Sì, dunque, quello è stato un capitolo secondo me molto triste di questa vicenda, perché Zodiac era un serial killer, appunto come dicevi tu, che ha agito in un determinato periodo in America, ed è stato, diciamo, associato alla vicenda del mostro di Firenze. È stato associato perché è stato lui, mi pare, ad aver detto sono stato io, anche in secondo periodo. Ci sarebbe, secondo un giornalista, una pseudo confessione, ma non è stata mai chiara questa vicenda. Io personalmente non ritengo che possano essere, i due fenomeni possono essere assimilabili. Riguardo alla persona che è stata indicata, mi riservo proprio di commentarlo, perché ho avuto già un'esperienza negativa in una trasmissione televisiva Rai dove è stato un po' distorto il mio concetto. Quindi per me quelle sono due vicende completamente diverse. Quindi abbiamo fatto un po', abbiamo visto i luoghi, le cose che hanno accomunato appunto il mostro di Firenze. Abbiamo parlato e continuiamo a parlarne perché ci chiedono in molti, e quindi i compagni di merende cosa c'entravano? Nulla, assolutamente nulla. Quindi su Pacciani abbiamo parecchi indizi, questo sì, ci fu una condanna in primo grado, un processo indiziario, vari indizi, ci rimane un dubbio su Pacciani. La seconda parte dell'indagine, a mio avviso, non ha nessuna prova che i compagni merende abbiano agito in gruppo per un tot periodo di tempo con Pacciani a uccidere queste coppie. Questa è un'opinione mia personale, ma anche a livello di sentenze, andiamo a leggere le sentenze, ci sono, in Italia c'è il libero convincimento, certo, del giudice, no, per carità, però bisogna rispettare le sentenze, però si possono anche opinare. Se opinate con documenti alla mano, documenti che gli investigatori stessi hanno prodotto, quindi ho usato gli stessi loro, certo, documenti, si possono anche, non dico contestare, però si possono anche opinare. Un'altra cosa, appunto negli 8 omicidi del mostro di Firenze, troviamo due casi dove le vittime sono turisti stranieri. Sì. Quindi perché? C'è una motivazione secondo te, oppure lui cercava proprio le coppiette e quindi non gli interessava anche la provenienza geografica della vittima? A mio avviso, io ho l'impressione, ripeto, l'impressione che alcune coppie lui le conosceva di vista e quindi le ha seguite. E mentre, ecco, nel caso dei turisti tedeschi, nel caso dei turisti francesi, no, non le conosceva, quindi neanche quella di Baccaiano
è stata un'operazione estemporanea, quindi era una tecnica di predatoria mista. Alcune le conosceva di vista, alcune no. E gli studi e i lavori di Paolo Cochi sul mostro di Firenze continueranno oppure ci saranno altri lavori, altri studi, altre ricerche? Adesso sono concentrato su altri casi. Sempre cronaca nera. Sempre cronaca nera, parliamo dell'uscita del libro di Via Poma, sul delitto di Via Poma in autunno. Questo della zona oscura è stato il mio ultimo lavoro sul mostro di Firenze per cercare di documentare al meglio questa vicenda che, ripeto, dai media è passata in un modo che secondo me, storicamente parlando, non è una visione corretta della vicenda. E diciamo anche un po' come è possibile trovare il DVD, dove si può trovare, sì. E come si può appunto fare per guardare questo DVD che è molto molto interessante. Runa Editrice, il DVD è appena uscito, Runa Editrice è distribuito dalla casa editrice, è distribuito su Amazon, credo ancora no in questi giorni, a breve, e comunque sul sito ci sono tutte le indicazioni dell'editore. Perfetto, un'altra domanda ci fa Maria, allora chi è il vero mostro di Firenze? Bellissima domanda. Sì, comunque ci sono degli indicatori che lasciano pensare che questa persona era una persona che alcuni movimenti di indagine li conosceva. Quindi una persona che era certamente a conoscenza di protocolli di indagine dell'epoca. Siamo negli anni Ottanta, quindi non c'è la conservazione della scena del crimine, non abbiamo gli strumenti necessari come ora, DNA e cose varie. Io credo che questo soggetto era una persona che aveva a che fare con il Mugello. Quindi con il Mugello, con la zona... Con la zona mugellana, non che ci abitasse, però avesse comunque un legame, questo prova ne sia il fatto della lettera spedita appunto da lì, e due omicidi compiuti lì. Mugello non è Firenze, non è Prato, è una realtà molto distaccata geograficamente, quindi se si sceglie quel posto per colpire due volte e per imbucare una lettera al magistrato Silvia Della Monica, un motivo ci deve essere, e credo contestualmente che sia una persona che abbia avuto sfiorata dalle indagini, ma che abbia avuto una conoscenza, non dico diretta, ma anche indiretta delle indagini. Quindi secondo te, Paolo, le indagini sono andate vicino alla persona che è stata il mostro di Firenze oppure sono andate proprio lontane e parallele a quello che potrebbe essere? Da quelle che sono le indagini poi che hanno portato ai processi erano lontanissime, secondo me, dal vero mostro di Firenze. Alcuni indicatori ci sono, quello che ti ho appena detto, poi ci stanno altri indicatori. C'è quell'anonimo che mi ha colpito molto, quella lettera anonima che recentemente ieri al convegno appunto ne parlavo, che già prima... Spieghiamo un po', una lettera anonima... Spedita quando Pacciani era in carcere, questo anonimo praticamente avvisa gli avvocati, lo spedisce anche al giornale della Nazione, una lettera che ho trovato io, che era negli atti processuali, non era stata mai menzionata, mesi prima della maxi perquisizione va a descrivere una situazione molto simile a quella che poi si è verificata, cioè dice: attenzione avvocati, nell'orto di Pacciani verrà sotterrato, invecchiato, un oggetto metallico assimilabile ai delitti del mostro, e quindi poi sappiamo che è stato rinvenuto un proiettile. Cioè, sarebbe curioso molto sapere chi era questo anonimo. Mi rammarico che non è mai stata evidenziata questa lettera, che è un elemento molto importante, molto interessante, significare molto. Molto interessante, infatti interessa molto anche agli ascoltatori che stanno arrivando tante domande, e una è molto particolare perché il Russo ci chiede: cosa ne pensa il dottor Cochi della teoria del filastò? Sì, la teoria. Spieghiamo un po' che teoria è. Del mostro poliziotto, ecco, diciamo. Ah, ok. Guarda, l'avvocato Filastò è, secondo, a mio avviso, quello che a livello di ricerche
era il difensore di Vanni, però prima ha fatto il giornalista, poi insomma è un esperto. Quello che ha lavorato meglio e ha inquadrato la vicenda in maniera più corretta, secondo me. Su alcuni punti risulta un po' enfatico, perché ipotizzare un mostro divisa, insomma, è abbastanza difficile da poter poi... però alcuni spunti mi sento di appoggiarli decisamente. Quindi è una teoria... forse la più vicina a quelle che possono, che può essere quella più reale, insomma. Strano, molto interessante. Diciamo che riscuote sempre successo anche dopo 50 anni. Quello vicino che... vicino agli ambienti investigativi, perché lui conosceva comunque delle mosse degli investigatori. Questo lo dimostrano i fatti. Lo dimostrano i fatti e gli atti proprio. Ci sono dei documenti che dimostrano... che il mostro agiva perché conosceva quello che stava succedendo. Silvia della Monica, quando la intervistai, il magistrato disse che lei a settembre dell'85 era in affitto a San Piero Assieve, una località di solo in quel settembre lì, 85. E questo chi poteva saperlo? Quanti potevano saperlo? Oppure riceve comunque delle telefonate a casa, il numero di telefono del magistrato negli anni 80, insomma, era difficile da avere. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tantissimi, immagino. Li sentirete magari nel DVD, ne dico parecchi altri. Esatto. Un'altra domanda ci fa Robert. Che ruolo ha avuto... il dottore anche ucciso sul lago Trasimeno? Quello è un altro fatto strano a cui ho dedicato un documentario. Praticamente un mese dopo l'ultimo delitto di Scopeti avviene questo strano omicidio-suicidio del dottor Narducci, è un altro... era un capitolo bello ampio, insomma, e poterlo assimilare quel caso lì ai delitti del mostro di Firenze, non ci sono dati concreti, però è un dato che analizzato a sé, io ci ho fatto un documentario, il caso Narducci, c'è da ragionarci sopra. Insomma. E ci sono altri omicidi in Italia, ma anche fuori dall'Italia, che possono essere vicini al mostro di Firenze, o comunque che chi ha ucciso ha agito nello stesso modo? Ah, c'è un caso molto, non dico simile, però abbastanza simile, il cosiddetto mostro di Udine. Non se ne è quasi mai parlato. Ci fece un piccolo reportage, ma sarebbe da approfondire, mai stato trovato. Non agiva, la vittimologia non erano le coppie, ma erano donne... o prostitute, tossicodipendenti o comunque persone deboli, donne, e lui, almeno 5 casi sono della stessa mano, fatti dalla stessa mano, nei dintorni di Udine. In che anni siamo? Siamo negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, a cavallo del periodo del mostro di Firenze. Però la vittimologia era diversa, non parliamo di coppie, ma parliamo... E lui aveva una particolarità, faceva una S... proprio su, vicino al pube della vittima. Questo è l'unico caso che io ho un pochino studiato e potrebbe essere simile a quello di Firenze. Siamo quasi in chiusura. Paolo, per concludere, nei giorni di oggi, grazie alla tecnologia, grazie forse anche a nuovi metodi di ricerca, sarebbe diverso? Cioè, il mostro di Firenze adesso sarebbe potrebbe essere scoperto subito? Guarda, abbiamo avuto un esempio qualche anno fa, 4-5 anni fa, con degli omicidi a Prato e a Novoli, se ricordi bene. È stato preso subito, e parliamo di prostitute, non voglio far nomi, però credo che voi tutti lo conosciate qui. E adesso ci sono le telecamere, ci sono i telefonini, ci sono... tanti altri DNA, tanti altri metodi di indagine, quindi ora come ora il mostro di Firenze non avrebbe scampo. Vita, non avrebbe vita. Ci sono altre domande che le dobbiamo leggere, poi Matteo ci chiede: cosa ne pensa sugli ultimi sviluppi delle indagini che ruotano intorno ai vigilanti e Caccamo? Ma le indagini sono partite più di un anno fa, gli interrogatori addirittura da 3-4 anni.
Non se ne sa niente, stiamo parlando di due persone molto anziane, 87-88 anni. Da quello che mi risulta, non c'è, attraverso, quantomeno attraverso i giornali, non c'è nulla di corposo, perché sennò sarebbero stati rinviati a giudizio. Adesso c'è una proroga, staremo a vedere a gennaio cosa succede, ma non ho molta fiducia in questa pista. Ancora Federico, la famosa lista dei sospettati fatta dal supercomputer esiste ancora? Se sì, potrebbe esserci il nome del tizio uguale al rosso del Mugello visto anche in tribunale? Ma Spieghiamo un po' anche di cosa stiamo allora, parlando. non è una lista del computer, è una lista che stilò la SAM, ne fece una dall'84 all'87, e poi c'era un'altra lista con alcuni altri nomi, tra cui Pacciani e tra cui Vigilanti, appunto, che prima hai nominato. E potrebbe esserci, spieghiamo innanzituto l'uomo di questo individuo del Mugello, probabilmente si riferisce a quello dell'identikit fatto nell'84, appunto dopo il delitto Rontini-Stefanacci, di una persona rossiccia vista, ho pubblicato proprio i verbali nel libro, vista da più soggetti, anche dalla collega della Rontini che lavorava al bar. Potrebbe esserci nella lista, potrebbe esserci nella lista, perché non sappiamo chi è, potrebbe come non Non potrebbe, potrebbe insomma. esserci. E allora, questo. È l'unica segnalazione di identikit degna di nota, comunque quella del Mugello, di quella persona lì, che ho ritenuto degna di nota. È l'unico identico. Secondo me è l'unico che potrebbe essere veramente un mostro, poteva essere veramente un mostro. Allora, noi ringraziamo Paolo. Paolo, la tua speranza immagino è quella che la vicenda di mettere Mettere un un punto punto. è che i familiari finalmente Perché ci sappiano scordiamo, non ci che dobbiamo scordare proprio dei familiari, delle vittime perché lo che. ricordiamo, non hanno avuto nessun risarcimento né morale e né economico, nonostante i processi, nonostante questo è un fatto veramente molto, molto desolante. E quindi immagino che la speranza dei familiari, ma non solo, anche di tutti noi, perché comunque è una vicenda che ha colpito soprattutto in Toscana, ma non solo, ha colpito il cuore di tutti noi. Io spero che l'attuale, e chiudo, che l'attuale procura sia, sono convinto che stia facendo un ottimo lavoro di rivisitazione di tutti i reperti, per quello che è possibile, perché parliamo di conservazioni fatte male, perché comunque i protocolli erano diversi da quelli attuali, però di fare tutto il possibile affinché si possa consegnare una verità un pochino più verosimile di quella che è stata proposta fino ad oggi. Chiudo con una curiosità, e invece i familiari, anche se proprio di quelli che sono i compagni di merende, come agiscono? Nel senso, sanno che sono colpevoli, la procura cosa ne pensa di loro? Cioè, proprio No, la la domanda. procura cosa pensa di loro non lo so. Diciamo che i familiari sono rimasti pochi, pochi. Esatto, questo Delvanni, perché poi sicuramente. Pacciani è morto in una fase ibrida, quindi né condannato né assolto, cioè morto assolto, però. Ma anche durante le indagini, la mia domanda proprio sui familiari I dei familiari dei compagni delle colpevoli, merende. io conosco il nipote di Vanni, conosco tanta gente che conosceva il Vanni a San Casciano, che conosceva o il Pacciani a Mercatale, e molti di loro assolutamente sono contrari alla colpevolezza di questi individui, che poi verosimilmente erano dei personaggi veramente specialmente Lotti o il Pucci, che testimoniò, erano purtroppo, loro malgrado, erano con un quoziente intellettivo piuttosto mediocre. Quindi le testimonianze che poi nel libro ho sviluppato bene si dimostrano non proprio coerenti con quelli che poi sono i fatti, per come si sono verificati e documentati. Allora, noi ringraziamo veramente di cuore Paolo. Grazie a voi. Grazie Paolo, ricordiamo
Zona Oscura, un DVD inchiesta che ci porta proprio a scoprire i luoghi dove il mostro di Firenze ha agito. Ripetiamo dove lo possiamo trovare. www.runaeditrice.it, la casa editrice, ci sono tutte le indicazioni. Allora, grazie Paolo, buon pomeriggio a tutti da Radio Prato Web. Radio Prato News.